Cari amiche, cari amici di Radio Evolution, ben ritrovate, ben ritrovati in questa domenica in cui abbiamo la possibilità di ancora una volta fare un viaggio insieme. Abbiamo infatti la possibilità di poter crescere nella 217esima puntata di Volersi Bene. In questa ormai oltre metà luglio, oggi è il 17 luglio, con un evento davvero tragico di Nizza che ci fa comprendere per davvero che l'odio esiste, che il male esiste e che dobbiamo assolutamente unirci. Pace in terra agli uomini e alle donne di buona volontà. Mai come in questo momento diventa importante unirsi. È davvero terribile quello che è successo, soprattutto se pensiamo a tutte quelle famiglie, a quelle bambine e a quei bambini che hanno versato il loro sangue innocente su quella strada. Bambine e bambini che erano andati a vedere dei fuochi d'artificio, nella festa della fratellanza, dell'uguaglianza, della libertà. Siamo davvero in un tempo difficile, non so se ce ne rendiamo conto. Siamo davvero in un momento storico molto oscuro. Le forze del male sembra che vogliono a tutti i costi assediare la nostra vita e toglierci una delle cose più importanti della vita stessa, che si chiama speranza. Ed è per quello che in questa puntata vorrei appunto parlarvi della speranza. Ovviamente lo farò in termini pedagogici, in termini di crescita personale, non in termini cristiani o sotto altre visuali. Però sento proprio che la resilienza in questo caso è ancora più importante, perché siamo davanti a una tragedia incredibile, una delle tante tragedie incredibili, a dire il vero. E questa piccola radio vuole dare un messaggio che la vita è più forte della morte e che in realtà tutti noi risponderemo a qualcuno di tutto quello che abbiamo o non abbiamo commesso su questa terra. Sono profondamente convinto che non c'è per nessuno la possibilità di non avere il giudizio di Dio. E il giudizio di Dio è l'unico giudizio su cui possiamo stare tranquilli. Let me lay down beside you.
quando nella versione di Esiodo Pandora apre il vaso e sparge tra i mortali fatica, malattia, pazzia, vizio, passione e vecchiaia, lascia sul fondo la speranza. Sapete perché? Per impedire agli uomini di commettere suicidio. Chi sceglie la speranza non si fa sedurre dai doni di Pandora, che dispensano malvagità e contraddizioni. Ecco perché la speranza è una forza vitale. È una scelta importante. È un giardino da coltivare. Ma che cos'è la speranza? E da dove, cari amiche e cari amici, possiamo trarre la capacità di sperare? Io credo che la speranza sia innanzitutto il desiderio di vivere, sia questa voglia che nasce con la vita stessa, questo desiderio intrinseco, potente, a cui nessuno in realtà può dare un freno. Nelle bambine, nei bambini la voglia di vivere è proprio connaturata col piacere di esistere. Il piacere cioè di affermare la propria esistenza, di dire io sono qui, io sono una persona che sta affrontando il viaggio della vita. Questo è bellissimo dal mio punto di vista, perché la speranza è in realtà legata al desiderio, il desiderio, care amiche, cari amici, di dire quanto è bello che io esista, quanto è bello che io sia qui in questo viaggio, com'è bello e com'è giusto che io sia qui, nonostante le incertezze, i dubbi, le delusioni, le ambiguità, anche quando, voglio dire, nel nostro presente manca la gioia, manca la serenità, manca la salute. Anche quando tutto questo non va, noi possiamo continuare a sperare. Perché il dolore, la malattia, la perdita è qualcosa che fa parte del viaggio della vita, ma non è la vita. La vita cioè non è dolore, non è malattia, non è perdita. La vita è qualcosa che va oltre il dolore, la malattia, la perdita. Io l'ho compreso bene quando è morto mio padre, avevo solo 19 anni. La speranza è dunque una potenza reattiva e proattiva che, nonostante le afflizioni, le sofferenze, ci dà la consapevolezza di quanto sia meraviglioso, pur se sofferto, il viaggio della vita. Speranza deriva da elpis, elpizo, supporre, che contiene la radice vel, voluptas, cioè voglia, piacere. La speranza dunque è una disposizione dello spirito, del nostro animo, di qualcosa che è dentro di noi, che ci porta a credere alla realizzazione di quanto noi ci auguriamo. È dunque un'espressione della vita, della gioia di vivere, per il semplice fatto di esistere. È quell'amore irrazionale di cui Fromm parlava, dicendo che le madri hanno questo compito essenziale di trasmettere questa speranza nei primi 3 anni, ancor prima cioè che un bambino sviluppi una vita cosiddetta inizialmente razionale. Perché la speranza deve essere qualcosa di irrazionale, non deve essere cioè legata a un ragionamento, legata a un fatto, legata a un evento. La speranza è una virtù dell'anima, è dunque qualcosa che appartiene all'essere umano proprio ontologicamente parlando. È dunque quel profondo amore per la vita
che col passare degli anni dovremmo imparare a coltivare sempre di più. Benedette, benedetti, quelle persone anziane che sono sagge, che hanno saputo coltivare la gioia della vita e che sanno, tra le loro rughe, con i loro occhi anacquati di tenerezza, sanno trasmetterci questa meravigliosa forza della speranza. Sperare, nonostante sappiamo che andiamo tutti nella stessa direzione, verso la morte. Sperare, nonostante ci capiterà qualcosa che vorrà graffiarci il cuore, vorrà graffiarci l'anima e in qualche modo toglierci questa speranza. Eppure è proprio così. Noi dovremmo renderci conto che la speranza è una virtù. È una virtù che va coltivata, esattamente come si coltiva una pianta, cari amiche e cari amici. E che la speranza ci permette di riconoscere e dominare la sofferenza dello stato presente. Perché la speranza è quel cannocchiale che ci permette di andare oltre, che ci permette di intravedere una via d'uscita da questo tunnel dell'odio che sta attraversando, mica solo adesso, da secula seculorum, la vita degli esseri umani. Per cui la speranza non vuol dire accettare passivamente. La speranza non vuol dire qualcosa di vago, ma è la fiducia che noi dovremmo coltivare in noi stesse, in noi stessi, la fiducia che possiamo coltivare nelle persone oneste, nelle persone etiche, nelle persone che hanno un cuore grande, la fiducia che possiamo coltivare perché sentiamo che l'amore è nell'aria, perché sentiamo che l'amore ci circonda, che è l'amore il vero segreto della vita, che è l'amore in realtà la linfa vitale attraverso cui la speranza stessa prende vita. Perché come possiamo pensare di vivere se non c'è questa certezza di questo amore che ci circonda, di questo amore attraverso cui noi siamo in realtà venuti al mondo, di questo amore che porta milioni di persone ogni giorno a sacrificarsi per altre persone, di questo amore silenzioso che non urla, che non ha bisogno di notizie nei telegiornali, sui giornali, nei mass media, su internet, di questo amore che davvero anima la vita stessa, l'amore di una madre, l'amore di un prete per la sua fede, per i suoi parrocchiani, l'amore di un insegnante per la sua materia, l'amore di un professionista per il suo lavoro, di uno sportivo per la sua fatica, di uno studente per i suoi libri, e qui ci sarebbe molto da dire. Ma l'amore è proprio questo, per cui è quella forza vivificante che allontana il cupo pessimismo, quel brutte nuvole grigie scure che vorrebbero togliere di vista gli azzurri infiniti e gli arcobaleni che sono sempre davanti a noi. Love is in the air. In the rising of the sun, love is in the air. When the day is nearly done, and I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air. Everywhere I look around, love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. La speranza è sia una passione sia una virtù. È una passione perché rivela quell'atteggiamento fiducioso nei confronti della realtà. Perché
segna la nostra interiorità. È quella scelta che ci spinge a liberarci dalla sofferenza patita ed a aspirare a qualcosa di desiderato, qualcosa di più bello, anche se nel presente non esiste. Ma la speranza è anche una virtù, indotta non solo, attenzione, dalla necessità del dolore, ma anche dal desiderio di un futuro migliore, a cui tutti dovremmo aspirare. E il pizzo, vi ricordo che è l'etimologia della parola speranza, vuol dire infatti essere dell'opinione, ritenere probabile, supporre. La speranza dunque non è certezza ingannevole, sapete. Non è quella illusione fallace. No, è in realtà un qualcosa che appartiene al futuro, il cui esito sappiamo che prima o poi si realizzerà. D'altronde, quando i primi cristiani erano martiri, quanto sangue innocente è stato versato. Ciò che li animava, ciò che li portava nelle arene, pieni di gioia, a andare incontro a ciò che sapevano a cui davano incontro, con il sorriso sulle labbra e senza l'odio nel cuore, era proprio questa certezza che con quella morte avrebbero raggiunto il regno dei cieli, si sarebbero ricongiunti con coloro che li avevano preceduti, sarebbero stati accolti dalle braccia del Padre. Ma non era una speranza mentale, non era una speranza filosofica, era una speranza reale, qualcosa che sentivano per davvero dentro di sé. Ecco che allora, quando noi speriamo ciò che non è presente, ciò che in questo momento non c'è, e immaginiamo che nel futuro c'è qualcosa che ci attende, è qualcosa che ci darà più forza, che ci darà più pace, più serenità, come quando si fa un viaggio. E sappiamo che mentre si fa quella salita, si suda, lo sappiamo quanto si fatica, lo sappiamo che si può inciampare nei sassi, si può andare a finire addosso a dei rovi, ci può sorprendere un temporale, ma noi sappiamo cosa ci aspetta sulla vetta. Noi sappiamo che cosa godremo una volta che saremo arrivati sulla vetta. Noi lo sappiamo dentro di noi, ma non vediamo, però lo sappiamo. Questa è la speranza. Speranza è proprio questo. Tu sai che una volta che arriverai là, godrai di un panorama, di un'aria, di un'atmosfera, di un'emozione, di una soddisfazione che non è pagabile in termini monetari, in termini materiali, perché lo spirito non ha bisogno di denaro per trovare pace, per trovare grandezza, per trovare ispirazione, per trovare entusiasmo, vitalità. Grazie a Dio non abbiamo bisogno di denaro per essere delle persone piene di speranze e di entusiasmo. Meno male che la speranza non la si compra al supermercato, se no. La speranza è proprio invece questa certezza di questa vetta. E allora noi facciamo quella salita, passo dopo passo. A volte ci viene la tentazione di tornare indietro, a volte ci viene la voglia di fermarsi, proprio di non andare avanti. Altre volte c'è quella vocina interna che ci dice: no, non ce la fai, è troppo difficile, sei troppo lontano, ma sei troppo sfortunato, non hai le capacità, non sei in grado, non sei intelligente, no, tu non ce la puoi fare. Invece no, noi dobbiamo comprendere che la speranza presuppone la fiducia nelle proprie risorse e che la speranza, aggiungo, e questo è molto importante, presuppone anche la fiducia negli altri. Negli altri, perché l'idea che non mi posso fidare di nessuno, l'idea che non c'è nessuna persona che mi può veramente comprendere, l'idea che non troverò mai qualcuno che mi ami veramente, che mi rispetti veramente, che mi conosca veramente, è un'idea subdola, perché questa idea porta al solipsismo, questa idea porta all'idea della non comunicazione dialogica, della non reciprocità, della non intimità.
E questo è davvero terribile. Perché dico che è terribile? Perché ci allontana esattamente da ciò che di più importante invece noi dovremmo vivere, che è il fatto della comunione, cioè di sentirci insieme agli altri. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual. Il cuore di chi spera batte in sintonia coi tempi lunghi della storia, perché sa che il momento presente, il momento del buio, il momento della pece nere, il momento grigio, il momento della grandine, il momento del tornado, il momento dell'eclisse, non sarà per sempre. Chi spera sceglie la volontà, non la disperazione, non la rassegnazione. Strappa il futuro dalle mani della casualità, glielo strappa. E dice: no, il futuro è mio, il futuro appartiene alla mia speranza. Il futuro appartiene a me, non appartiene alla casualità. Chi spera prende il futuro e lo riprende nelle proprie mani, concependosi con umiltà principale costruttore del suo domani. E quante volte noi abbiamo detto da questa radio quanto è importante il concetto di sentirci responsabili del nostro domani. Quante volte ancora, finché avrò fiato, perché qua è un principio chiave. Noi siamo liberi sempre di scegliere in che modo vivere quello che la vita ci offre. La scelta di vivere è nostra, non è degli altri. Quello che ci capita non dipende da noi, ma come affrontare quello che ci capita dipende da noi. E la speranza ha la funzione di progettare il futuro dell'uomo, di esercitare l'inalienabile libertà positiva di scegliere la propria strada, di scegliere il proprio orizzonte, il proprio cammino, il proprio sentiero. Perché la vita di noi, cari amiche, cari amici, non è altro che un progetto, c'è uno scopo da portare a termine. Abbiamo uno scopo, non siamo qui per caso. E allora ognuno di noi, attraverso il suo cammino, che è inevitabilmente irto di difficoltà, di ostacoli, di delusioni, potrà finalmente, superando tutte queste prove, realizzare lo scopo della propria vita. È inutile fermarsi a rimuginare sui dolori patiti. È inutile fermarsi a rimuginare sul fatto che mio padre e mia madre non mi hanno amato. L'ho scritto in un blog che a me è piaciuto tanto, tra virgolette, quel blog, sul blog Il meraviglioso e sofferto viaggio, amare il meraviglioso e sofferto viaggio della vita. Lo trovate su www.pietrolombardo.it, a meno che l'abbiate già letto. Perché in realtà si tratta proprio di fare questa scelta, perché quando c'è la speranza, la fatica pesa di meno. Ma quando la speranza manca, allora il traguardo appare e diventa irraggiungibile, perché ci sembra impossibile poter arrivare. L'uomo è una creatura che è nata per dare un senso, per dare un significato. Ma siamo noi che dobbiamo dare un senso e un significato. Se noi non siamo noi capaci di dare senso e significato, la vita diventa senza senso, diventa senza significato. Perché l'essere umano e la speranza è ciò che traccia come un aratro quel solco incancellabile di vita piena, di vita vissuta, di vita vera. Per cui il futuro anticipato dalla speranza acquista la forza di plasmare l'identità di oggi, di trasformare un sogno in un progetto prima e in realtà dopo. Dio, quanto è bello
trasformare un sogno in progetto prima e in realtà dopo. Guardate che questa radio è stato prima un sogno, poi un progetto, poi una realtà. La speranza e le sue amiche, i suoi amici, pazienza, perseveranza, determinazione esistenziale, grinta, portano a non adattarsi alle fatalità ineluttabili della sofferenza e del dolore. Perché la speranza ci rende consapevoli, cari amiche e cari amici, che il passato non ci appartiene più, che il passato è passato, che il presente è il momento in cui dobbiamo lavorare. E nel presente ovviamente c'è un futuro da inventare, c'è un libro da scrivere, c'è una musica da comporre, c'è un quadro da dipingere. Ecco che allora la speranza ci dà un terreno, il terreno della rinascita, il terreno della coltivazione continua dei nostri talenti. Allora la speranza ci dà la possibilità di architettare il futuro che vogliamo abitare, di disegnare il profilo della persona che vogliamo diventare. La speranza, che è rimasta in fondo al vaso di Pandora dopo che tutti i mali si sono sparsi sulla terra, non è tuttavia l'ultima e l'unica risorsa disponibile per non farsi annientare dal male, questo male che ci vuole annientare a tutti i costi. Perché la speranza da sola non basta. Occorre un'altra risorsa per superare i traumi, per vincere i dolori del passato, per risollevarsi dopo ogni caduta, per emarginare le ferite, per sfuggire ai tranelli della depressione, per non farsi tentare dall'illusione liberatoria del suicidio. E questa seconda risorsa si chiama resilienza. Speranza e resilienza sono davvero due alleate che rendono la nostra vita qualcosa di straordinariamente forte, non di invincibile, ma non saremo mai vinti. Il male non prevarrà su di noi, sulle nostre vite, sui nostri sogni. E siamo così arrivati alla fine della 217esima puntata di Volersi Bene. Io vi ringrazio di cuore, ricordo che potete riascoltare questa trasmissione il lunedì mattina alle 9 o alle 22, nei vari orari della settimana che Sara va a programmare, e poi tra circa una settimana la potete anche trovare nella sezione archivio di Radio Evolution. La potete anche trovare su YouTube, dove viene pubblicata, sempre però naturalmente da una settimana, per cui da lunedì, non questo che viene domani, ma quello successivo ancora. Sono molto felice che ci siamo trovati in questa spiaggia e che abbiamo meditato un po' su questa parola. Mi auguro davvero che questa parola sia per noi un faro. Me lo auguro per me, perché come uomo e poi in tutti i ruoli che svolgo desidero essere un testimone di speranza, e lo auguro a tutte voi, tutti voi, soprattutto a coloro che in questo momento stanno passando la notte dell'anima. Nel buio più profondo è sempre più vicina l'alba della speranza. Grazie e a Dio piacendo ci ritroveremo per la 218esima puntata di Volersi Bene domenica prossima alle ore 21. Grazie davvero di cuore e un fresco abbraccio a tutte e a tutti voi.